pianeti, stelle, stardust, nebulose, Earth, terra, volcanic bursts of doomsday, vulcanici cataclismi da giorno del giudizio, creation's molding furnace, la fornace ove si plasma il creato, glaciers of silent x-ray, ghiacciai di silenti raggi X, burning electron floods, torrenti incendiati di elettroni, thoughts of all men past, present, to come, i pensieri degli uomini tutti, passati, presenti, futuri, every blade of grass, ogni filo d'erba, myself, me stesso, mankind, l'umanità, enjoyable beyond imagination of expectancy, samadhi bliss, beatitudine del samadhi, not an unconscious state, non un anestetico mentale o uno stato inconscio senza voluto ritorno. Samadhi, but extends my conscious realm. Il samadhi è un'espansione della mia sfera cosciente oltre i limiti della forma mortale, fino ai più lontani confini dell'eternità. Cosmico mare, contemplo il piccolo ego che fluttua in me. Il passero, ogni granello di sabbia non cadono senza ch'io li veda. Tutto lo spazio, come un iceberg, galleggia sul mio mare mentale. Immenso contenitore, io, di ogni cosa creata. Sono diventato il mare stesso della gioia. Spero che abbiate fatto un bellissimo viaggio. Questa è una poesia molto elevata, è praticamente Yogananda che descrive la sua esperienza di coscienza cosmica, la visione suprema, quindi è veramente, esprime la gloria di questo stato. E Enzo ha avuto la bellissima idea di abbinare la voce di Swami Kriyananda che legge in inglese alla sua voce che legge in italiano, quindi questo è un bellissimo passo del libro. Ovviamente non tutto il libro è in poesia e la maggior parte sono passi in prosa che non abbiamo sentito, però volevamo darvi un assaggio di questo momento veramente speciale che Enzo è riuscito a realizzare, un'interpretazione secondo noi bellissima. Non so se vuole aggiungere qualcosa. E Yogananda ci dice: guarda in faccia la paura ed essa smetterà di assillarti. Yogananda ci dice: i farmaci hanno dei limiti, la forza vitale creatrice non ne ha. Yogananda ci dice: il pensiero è una forza, come l'elettricità o la gravità. La mente umana è una scintilla della coscienza onnipotente di Dio. Non lo studioso di fisica, ma il maestro pienamente autorealizzato comprende la vera natura della materia. L'immaginazione, la creatività è la porta dalla quale entrano sia la malattia sia la guarigione, il pensiero. Non credete alla realtà della malattia, neppure quando siete malati. In questo modo il visitatore, ignorato, se ne andrà. Nelle persone superficiali, questa la adoro, nelle persone superficiali i pesci dei piccoli pensieri producono grandi sommovimenti. Nelle menti oceaniche le balene dell'ispirazione provocano appena un'increspatura. Ogni cosa in futuro migliorerà se compirai uno sforzo spirituale. Adesso. Questi sono i pensieri anche dei suoi yogi e degli yogi dei suoi yogi. Ormai ho imparato a dire yogi senza più pensare a Bubu. Le buone maniere senza sincerità sono come una bella signora ma senza vita. L'intelligenza acuta è una lama a doppio taglio. Come un coltello può essere usata costruttivamente o distruttivamente per incidere l'ascesso dell'ignoranza o per decapitare il proprio sé. Alcune persone cercano di rendersi alte mozzando le teste altrui.
e Yogananda ci dice, e con questo ci lascia andare, perché ci lascia proprio a riflettere e a portarlo nelle nostre giornate, cosa che ci auguro di cuore. Una comune pietra, questa si chiama Sala Turchese, vero? Si chiama Sala Turchese, una bellissima pietra. Una comune pietra racchiude in sé il segreto della prodigiosa energia atomica. Allo stesso modo, un comune mortale è una centrale energetica della divinità. Ma ricordate sempre che voi non appartenete a nessuno e anche che nessuno vi appartiene. Auguri a tutti. Grazie.